39esimo congresso nazionale di Confarca. Siamo in compagnia di Alessandra Basso, europarlamentare della Lega. La ringraziamo per essere qui con noi oggi. E domanda d'obbligo: si avvicinano le elezioni europee, lei è candidata per un nuovo mandato. Ecco, come ci avviciniamo come paese a questo importante appuntamento elettorale? Come si avvicina il nostro mondo dei trasporti, il nostro mondo della mobilità? Sì, a giugno ci saranno le elezioni per il nuovo Parlamento europeo, sono elezioni fondamentali ovviamente perché l'80% delle direttive e dei regolamenti provengono da lì e quindi tutto quello che noi subiamo viene da Bruxelles, quindi sono elezioni importantissime anche per quanto riguarda ovviamente il settore dei trasporti e delle autoscuole, che è un settore, devo dire, di famiglia, perché tradizionalmente insomma la mia famiglia ha sempre avuto delle autoscuole, quindi un mondo che sento molto vicino, che in questo mandato ho seguito con particolare attenzione. Ecco, tra i temi che verranno trattati anche nella seconda parte di questo congresso c'è la direttiva europea sulle patenti, c'è anche la questione della nuova mobilità, dove va la nuova mobilità, le auto elettriche, la dismissione di quelle a diesel, di quelle a benzina. Ecco, qual è la posizione sua, qual è la posizione della Lega? Sì, so che insomma, è appena stata approvata, da qualche mese votata la nuova direttiva patenti, che ha accontentato in parte le istanze che ho comunque cercato di portare avanti. Purtroppo non sempre si riesce ad accontentare tutti. E di mobilità se ne è parlato tantissimo nella scorsa legislatura, ma nella prossima se ne parlerà credo ancora di più, proprio in virtù di questo nuovo tipo di mobilità in versione green, che però insomma su questo punto c'è un ampio dibattito e l'abbiamo visto quando si è parlato di auto elettriche che sono viste come il futuro, che però qualche problema lo comportano, soprattutto per l'approvvigionamento delle batterie, che noi non riusciamo ad avere perché in Cina le producono e abbiamo comunque difficoltà per una mancanza di terre rare che sono le componenti di queste auto elettriche. Quindi abbiamo avuto comunque una posizione aperta, certamente un'evoluzione in senso green verso insomma, la tutela dell'ambiente, però evidenziando sempre le criticità che ci sono dietro a una evoluzione green così spinta. Elezioni europee, lo diceva anche lei, fondamentali, importantissime per il futuro dell'Italia, per il futuro dell'Europa, per il futuro del pianeta. E ecco, quale sarà il suo impegno se verrà rieletta nel nuovo Parlamento? Allora, io mi sono occupata, oltre di questioni appunto che riguardano i trasporti, di molto di Made in Italy. Abbiamo delle eccellenze sotto tutti i punti di vista che in Italia dobbiamo continuare a tutelare, quindi porterò avanti ancora questi temi.